Abbiamo visto che vi stanno piacendo i video sul Fuori Expo. E visto che all'Expo ancora non ci siamo andati, ne approfittiamo per farvi vedere cosa sta succedendo intanto in città oltre all'Expo, perché non c'è solo quello, stanno facendo un sacco di mostre, street food, cose varie. Oggi siamo in via Michele Amari, dove c'è una mostra di street art intitolata Chained, che ha come tema comunque l'Expo e il nutrire il pianeta, ma è una mostra di street artist. Sono 9 artisti di fama internazionale a cui hanno dato questo spazio per fare una mostra. Cose strane, non sì, sono è figo, anche perché qua a Milano non c'è tanto, cioè in Italia in generale non c'è tanto questa cultura. Ma forse è iniziata adesso, da quando hanno dato a Roma quello spazio agli artisti. Sì. Ma se no è molto in sordina la cosa. E mentre invece per esempio abbiamo visto a Barcellona è sì, molto più... Però Barcellona, Berlino, cioè è vero, la cultura dello street art è molto più... Quindi siamo contenti e vi portiamo con noi a farvi vedere anche questo. Je suis capable de voir la fin du sablier. Dans cette forêt d'érable où je passe mes journées, un coquillage adorable me fait part de tes pensées. Perché in realtà la mostra è divisa in vari punti. Oltre a quella dell'Hangar, dove siamo appena stati, ce n'è anche un'altra in via Dante a Milano, che però è aperta solo dal lunedì al venerdì, quindi per ovvie ragioni non ci potremo andare. E due installazioni a Quarto Giaro, che sono quella che avete visto prima, che è stata fatta da Max Rippon, un newyorkese che vive e lavora a Barcellona. E invece questa qui è di Jacopo Ceccarelli, milanese, in arte 2501. E queste rimarranno qui perché sono degli spazi che gli ha concesso il comune, e quindi... Figo, vero? Sì, è bellissimo. Vicino all'Hangar dovrebbe essercene un'altra di C215, francese, che è lo stesso che ha fatto il murale quello rosso con la faccia dell'uomo e le cassette delle poste, che però non sappiamo bene dov'è, quindi cercatelo, anzi se lo trovate fategli una foto e mandatecela. E poi sempre a lui in zona Isola a Milano hanno concesso delle cabine della posta da dipingere, quindi anche quelle, se le vedete, mandateci una foto. Sì. Adesso andiamo a vedere l'ultimo, perché oggi siamo in vena di street art. Sì, che tanto qua è il clima giusto, 50 gradi. Ah sì, ovvio. Tappa del nostro street art tour di oggi. E l'ultima opera, quella là, è una collaborazione di due artisti che sono Borondo, che è spagnolo, e Tre Soldi, che invece è uno degli artisti italiani. E siamo proprio davanti all'Ateneo Nuovo della Bicocca. E questa zona qui è fighissima, non c'eravamo mai venuti nemmeno noi. Cioè, ci siamo passati ma non ci siamo mai fermati. È tutto nuovo. Bello. Sì.
dobbiamo scoprire ancora. Sì, comunque questa Expo ci sta facendo scoprire una Milano che non credevamo. Abbiamo anche il Lido di Milano. Adesso il nostro intento è di concedere un po' di tempo anche a Milano, visto che non gliene diamo mai e lo merita invece. Certo. Si conclude qui la nostra gita e vi ricordiamo che la mostra chiude il 31 luglio, quindi se volete andare a vederla siete ancora in tempo. Secondo noi ne vale la pena, comunque l'ingresso è gratuito, la location è fighissima perché è proprio dentro un hangar, perciò fateci un pensiero. E poi già che ci siamo, queste sono le opere che facevano parte della mostra, però in realtà a Milano non c'è solo questo, tipo in colonne di San Lorenzo, in fondo a Via Torino, c'è una parte di murale bellissima. Abbiamo fatto vedere qualche cosa su Instagram. È vero? A Natale. E lì i murali sono veramente belli, fatti benissimo, sono proprio delle opere d'arte. Quindi se andate in giro per Milano e trovate qualcosa, fate una foto e ce la mandate o ci taggate. Sì, ma tanto andremo in giro a scoprire. Sì, sì, comunque è una promessa. Adesso abbiamo iniziato con questo fuori Expo, però anche dopo l'Expo continueremo perché merita davvero Milano, anche non è quella città snob e noiosa che pensavamo.